Sì, abbiamo penso giocato una partita di alto livello, contro una squadra di alto livello. Abbiamo forzato moltissimo la battuta, soprattutto i battitori in salto, e hanno girato parecchio, hanno fatto parecchio male. D'altronde contro una squadra come Perugia bisogna fare così, come loro sono obbligati a tirare contro di noi, perché siamo due squadre che con palla in testa insomma si fa fatica col muro difesa. Siamo stati bravi perché abbiamo limitato i loro attaccanti con la palla alta, con il nostro muro difesa, di composti. Bella vittoria fatta fuori casa ancora di più. Siete riusciti oltretutto a renderli molto nervosi per tutta la gara? Beh, penso noi siamo stati molto concentrati e molto determinati. Penso che per loro essere in casa sotto insomma ovviamente crea un po' di nervosismo. Adesso noi dobbiamo da domani pensare alla prossima gara, perché sono i playoff e ogni gara è diversa, è una storia a sé, le squadre si conoscono sempre meglio, quindi dovremo cambiare qualcosina e adesso studieremo cosa fare. Avete una settimana per preparare gara 2, rispetto al ritmo normale dei playoff è poco o forse tanto? Ma no, credo che per ora va bene così, insomma abbiamo occasione di recuperare qualche tossina, visto che sono 5 set, anche un viaggio lungo, quindi insomma adesso prepareremo piano piano tutta la settimana la squadra. Noi già da 2-3 settimane che prepariamo con cura questa gara e adesso speriamo di riuscire a ripeterci anche a casa nostra, che sarebbe insomma una bella cosa. Una grande stagione in cui continuate a far sognare i vostri tifosi. Sì, loro poi ci seguono ovunque, sono bravissimi, organizzano pullman da tutte le parti, noi diamo sempre il massimo, magari in 2-3 occasioni nel campionato non siamo riusciti a farlo costantemente, però penso che la squadra abbia sempre spesso una pallavolo di buon livello e insomma l'ha dimostrato anche stasera e speriamo di continuare. I playoff vanno vissuti partita per partita, nel senso che appena finita questa partita qui, dove è strana per certi aspetti, a un certo punto pensavamo di averla chiusa nel quarto set con un vantaggio incredibile dove l'abbiamo sprecato, loro ci hanno dimostrato che invece nonostante tanti punti di distacco hanno avuto la freddezza e la lucidità di mantenersi in partita recuperando dei palloni incredibili nel quarto set. Questo significa che di fronte abbiamo una squadra che non è mai doma, nonostante questa vittoria verranno a Verona giocando la loro miglior pallavolo e noi sappiamo che dobbiamo, per vincere quella partita, giocare la nostra miglior pallavolo. Ed è bello proprio del playoff, dove ci sono delle tensioni che si creano e dei dinamismi in campo che si creano solo nel playoff. Vengono giocati tanti e so benissimo che vinci una partita 3-0, dopo 3 giorni la riperdi 3-0. È così il playoff, per cui abbiamo fatto un primo passo, ma la partita a Verona sarà durissima, quindi ci dobbiamo preparare bene a giocare quel tipo di partita lì. Si può dire che il pregio migliore di oggi di Verona sia stata la lucidità, a parte il finale di quarto set? Ma noi secondo me abbiamo impostato la partita in una determinata maniera e siamo stati bravi a portarla e indirizzarla in quella situazione lì. Però per fare questo ci vuole la lucidità intanto e ci vuole tecnica. Noi abbiamo lavorato tanto su alcune cose in tutta la stagione e oggi insomma siamo in una condizione che possiamo mettere in difficoltà una squadra come Perugia, però ripeto, queste partite qui si giocano tanto sulla carica agonistica, sulla capacità di controllare alcune emozioni, no? E questo siamo stati secondo me bravissimi. All'inizio della partita, questa per noi era una partita particolare perché tanti giocatori non avevano mai giocata a vincere una partita così e quindi dovevano essere bravi a controllare il proprio stato d'animo. Siamo stati bravissimi, in primo set siamo andati via subito, abbiamo fatto i break. Però insomma, ripeto, è un primo passo, dobbiamo di strada, ne abbiamo tanta da fare.